Salve a tutti da Winterfest, benvenuti a questo nuovo video. Ieri ho parlato di Zielinski e Taremi, di questi nuovi due acquisti dell'Inter a parametro zero. Oggi parliamo del primo vero acquisto di questa sessione estiva, perché è l'acquisto, diciamo, che abbiamo seguito un po' più nello specifico in queste settimane. Alla fine si è concretizzato 15 milioni nel complesso, più bonus, perché comunque la contropartita di Oristani alla fine non è stata utilizzata. Contratto, mi pare, quadriennale o quinquennale per questo portiere, che farà il secondo in questa stagione di Sommer, per vedere se poi è pronto per poter diventare un primo. Ed è Martinez, il portiere del Genoa. Quest'anno comunque a livello statistico ha fatto molto bene, è bravo coi piedi, è comunque un portiere che deve dimostrare, secondo me deve dimostrare. Anche Otero non era un portiere male, però si era visto al momento dell'acquisto e comunque non era un portiere che poteva aspirare a diventare top club. Ecco. Mentre Martinez, qualche qualità in più, soprattutto l'età anche dalla sua parte, non che Otero fosse vecchio, però mi pare che già aveva 26-27 anni, quindi comunque bello, bello spinto su quelle da là. Ne ha qualcuno in meno Martinez, nemmeno troppi, perché pare 22-23 anni. E questo portiere qui lo prendiamo come secondo al posto di Bento, che doveva arrivare, invece andrà all'Al Nassr in Arabia per 18 milioni. E niente, come acquisto, allora, io cercavo un portiere giovane di ricambio. L'ideale sarebbe stato un portiere già fermato in modo da poter garantire le rotazioni, però anche i top club non è che hanno due portieri di alto livello per poter consentire dei ricambi. Hanno il primo portiere, che è un ottimo portiere, e il secondo portiere, che o è una giovane promessa che è in attesa di rivalsa, o un giocatore maturo ma che non ha mai fatto quell'esperienza da titolare o una cosa del genere. Sto parlando di Real, sì, di queste squadre qua. Anche il Barcellona stesso non è che ha un ricambio di Ter Stegen. È vero che Ter Stegen o Oblak sono possibili da cambiare, perché alla fine non li, a meno che non si infortuni, non li metterei mai in panchina. Però comunque devi iniziare a pensare al futuro. Questi portieri, Oblak e Ter Stegen, hanno ancora tanti anni davanti. Sommer, 36-37 anni. Comunque, se non è questo l'ultimo anno all'Inter, sarà il prossimo. Non è che non credo che ci sia più tempo per Sommer. Ecco, da questo punto di vista, è vero, il portiere è un ruolo che non si deve muovere, quindi sostanzialmente non serve la corsa. Ecco. Quindi puoi continuare a farlo anche a 40 anni. Si è visto Buffon fino a 45, comunque con un livello buono, però è comunque un qualcosa che alla fin fine i riflessi iniziano a calare, iniziano magari più acciacchi, più infortuni, e quindi diventa un problema. Però Martinez, da questo punto di vista, deve maturare. Per me questo sarà un anno di maturazione. L'hai acquistato definitivamente, quindi vuol dire che ci punti, differentemente da Otero, che era un po' un tappabuchi. Che prestito con diritto di riscatto significa: se veramente esplode lo compriamo, se no non ci serve solo un portiere di ricambio per Sommer se dovesse fa male. E così alla fine è andata, perché Otero ha giocato due partite in campionato, che era infortunato Sommer, e una partita di Coppa Italia, sostanzialmente quella di Champions eravamo già passati, quindi non serviva in sostanza a più di tanto a Lisbona. Però queste sono le partite che ha giocato, e poi quando abbiamo vinto il campionato l'ha giocata. Martinez, nello specifico, è un portiere che personalmente, ripeto, ce l'ho al fantacalcio dal punto di vista statistico, perché partite di Genoa l'ho viste, ma non tantissime. È bravino perché comunque sa muoversi all'interno della porta. Non so se potrà essere mai il portiere titolare dell'Inter. Però tante volte si è visto un secondo portiere che è salito comunque tanto di livello e ha preso il posto del primo. Basta vedere, io a Lunin, ad esempio, del Real Madrid non ci davo una lira, e invece quest'anno ha fatto comunque una buona stagione a Real Madrid. Ha vinto la Champions, ha vinto il campionato, comunque ha fatto molto bene. Ha fatto molto bene, e quindi, ma diciamo, ma aspetta. Mi aspetto buone cose, non so quante opportunità avrà, non credo che sarà questo il vero anno di ricambio,
magari una cosa alla Chesney, alla Perrine Buffon, capito? Alla Buffon Chesney, queste cose così, che magari giocano 15 partite uno, 18 un altro. Mi aspetto comunque una sorta di Audero per due a livello di minutaggio, perché comunque Inzaghi è uno che finché mantiene gli standard, insomma, sicuro non lo ricambia. Però comunque voglio vederlo in azione, perché se è veramente così bravo con i piedi ti può dare una marcia in più, veramente, perché nel calcio di oggi un portiere che sa usare bene i piedi serve, e l'abbiamo visto con Onana, che una stagione di 2 anni fa ha fatto veramente tantissimi assist e tantissimi gol su partite da lui. Quindi ti serve un portiere così. E Sommer invece, così, è totalmente negato, e questo gioco non lo puoi fare. E quindi magari, chi lo sa, potrà diventare il portiere titolare dell'Inter, questo non lo so. Nemmeno a Svilar gli davano una lira, invece comunque ha fatto un gran finale di stagione l'anno scorso e è diventato il portiere titolare della Roma per la prossima stagione. Quindi mai dire mai nel calcio, mai dire mai. Però diciamo che non parto con l'idea che secondo me potrà diventare un titolare dell'Inter. Spero mi faccia cambiare quest'idea. Sono soddisfatto dell'acquisto? Comunque sì, perché è un secondo portiere di livello, perché è un primo portiere di una squadra di metà classifica e può tranquillamente fare il secondo. Però mi aspetto grandi cose, perché è un acquisto mirato. Abbiamo preferito prendere lui piuttosto che per 3 milioni in più prendere Bento. Quindi mi aspetto delle belle cose da lui. Non grandiose, però delle belle cose. E niente, sono soddisfatto. Adesso cerchiamo di puntellare difesa e attacco. E speriamo con altri acquisti. È arrivato anche un Alex Perez, questo 2006 proveniente dal Betis. Mi pare in prestito con diritto di riscatto anche lui. E adesso si aggregherà direttamente con Inzaghi per vedere se è un giocatore con un talento tale da poterlo mettere in prima squadra. Non credo che sarà un Cubarsí o uno del genere, ma già se dovesse essere aggregata alla squadra perché è talentuoso, ha già il suo perché. Un saluto da Winterfest e ci vediamo alla prossima.